ragazzi, ma come non potevo aver Simone, che non aveva il biglietto, mi hanno dovuto farlo entrare, proprio sei come ho adottato questo ragazzo qua, cosa vuoi fare? Ciao Simo, buongiorno, super ufficiale, dottore. scusami, sto dai punti, guarda come sono elegante. Sì, mi visita più tardi. Allora, io voglio partire da lei, perché secondo me è geniale e secondo me ne venderete una catervata. Sì, si chiama CB. Questa è veramente una novità piacevolissima, finalmente dedicata, no, ai nostri neomotociclisti, quindi parliamo di 16 anni, già da 16 anni si può guidare questo gioiello. Io vorrei veramente porre l'accento sullo styling. Che bella è! Che segue la filosofia, no, del Neo Café Racer, guarda che spettacolo queste finiture, questa fanaleria completamente a LED, forcella a steli rovesciati con meravigliosissimi cerchi, vedete, con raggi, e meraviglioso disco wave con sistema ovviamente ABS, manubrio da cross, manubrio molto alto, devo dire, la rende particolarmente agile nelle situazioni di guida cittadina, ma anche, perché no, nelle strade di montagna, e quindi un mezzo già molto molto soddisfacente sia dal punto di vista dello styling sia dal punto di vista della guidabilità per i nostri neomotociclisti dai 16 guarda che bella dai 16 ai anni, 1000 anni ai 1000, ai 1000 anni come me. Guarda che bella anche la strumentazione, Pasqua, faccela vedere, perché da in sella si ha veramente un'immagine da giù, sembra piccolina, ma è il suo bello che sia così, molto compatta, molto quasi direi, una MSX, no? Direi comunque che il dimensionamento è più generoso rispetto a quello che siamo abituati, certo, per i 125 di Casa Honda. Infatti è un progetto completamente europeo, fatto un po' per la nostra taglia, per i nostri gusti, e quindi si è posto in modo particolare l'accento proprio sulla dotazione ciclistica. Esatto, mi ispira moltissimo anche il 300, motorizzazione 300 che ha quanti cavalli? La sorellina che è questa 300, la vediamo qua. Questa è una potenza di 31 cavalli, quindi è assolutamente interessante. È una moto che è già adeguata anche per, volendo, del turismo a medio-corto raggio. Certo. E sicuramente può soddisfare la clientela femminile, in primis, che senz'altro è attratta da questo genere, ma anche direi il motociclista di ritorno che vuole una moto economica, non particolarmente impegnativa, leggera, con cui si può affrontare la città, il percorso urbano tutti i giorni, ma anche dedicarsi al turismo di corto raggio. Ma anche bella da guardare alla fine, no? Decisamente casso, assolutamente lo styling è decisamente unico. E invece qui saliamo un pochino saliamo in cilindrata, saliamo un filo, un po' tanto, saliamo un filo tanto in cilindrata, una delle grandi attese di questo salone, di questo ECMA CB1000R. Direi assolutamente la più attesa. E qui ha fatto veramente un lavoro, un capolavoro. La moto è stata sviluppata da zero, quindi telaio, sospensioni. Sì, c'è il giapponese che ha portato dentro nel faro che per la prima volta ha scoperto che la luce si accende. Hai visto che bella questa luce? È incredibile. Guarda come si capotta dentro, guardando. E lui non capisce, dice, ma come si accende la luce? Vabbè, scusa Simo, poi è bello, no? Che dovrebbe essere la giornata solo di quelli che fanno le riprese. Ma è giusto ed è bello così. Va bene, vai. Ragazzi, scusami. Tutta nuova, quindi nuovissimo telaio, quindi abbiamo un monotrave superiore con queste piastre laterali, vedete il bellissimo forcellone monobraccio. La moto è una ciclistica assolutamente di altissimo livello e delle prestazioni mozzafiato. Il motore deriva dall'ultimo CBR1000, quindi parliamo di 145 cavalli, un incremento di 20 cavalli rispetto al modello precedente e un valore di coppia massima di 104 Nm, quindi ragazzi, numeri da urlo. La moto promette tantissimo a livello di prestazioni ed è completamente nuova anche a livello di styling, sì, come potete vedere, sempre ispirandosi a questo nuovo concetto appunto di Neo Café Race. Che bello questo scarico, tra l'altro fantastico, in tutti i dettagli, vedete il nuovo portatarga che non è più integrato nel codino, ma l'abbiamo collegato direttamente al levaggio della sospensione posteriore. Chiaramente la immaginiamo con un targhettino, la targa posizionata sopra, però poi dopo si sa che sono moto che ispirano personalizzazioni. Questo è il modello Plus, che ha anche il quick shifter, come potete vedere di serie, oltre ad altri particolari con questo styling in alluminio che impreziosiscono questo modello fantastico. Dicesi quick shift. Il quick shifter è un'assistenza al cambio che permette di passare al rapporto superiore senza tirare la leva della frizione. Quindi diciamo velocizza la cambiata, vedete la griglia sul radiatore ed altri dettagli che le impreziosiscono. La moto ovviamente ha dei contenuti tecnologici, come dicevo, di primo ordine. Abbiamo 4 riding mode, quindi la possibilità di personalizzare sia l'erogazione del motore, sia il freno motore e sia il controllo di trazione. Quindi abbiamo 3 riding mode preimpostati più un quarto che è totalmente gestibile dal pilota. E quindi quanto di meglio quanto offre sarà la tecnologia sul mercato? Guarda, questa secondo me arriva veramente presto, presto, presto. E a quanto? Questa è una domanda che ancora non trovo. Non lo sai ancora, va bene. Proseguiamo in presa diretta, non ci fermiamo un attimo perché ci piace vedere i giapponesi che guardano le luci che si accendono. Facciamoci questa passeggiata. Sì, vedo altre novità all'orizzonte. Beh, qua sulla destra
c'è l'NC750. Ok. Questa la conosciamo già, ma ha avuto degli importanti aggiornamenti. Innanzitutto ci tengo a dirlo, sarà disponibile un kit di depotenziamento a 35 kW, quindi anche i più giovani potranno finalmente usufruire di questo meraviglioso e versatile mezzo, per cui col depotenziamento a 35 kW, già a 18 anni con patente a 2 sarà possibile guidarla. E poi è molto importante dire che anche questo modello finalmente vede l'introduzione del controllo di trazione su due livelli, che è un plus ovviamente, che la rende ancora più interessante anche proprio per chi approccia la moto per la prima volta e vuole approfittare delle moderne tecnologie per sentirsi più sicuro nella guida. Senti, questo kit di valigie è già stato visto o è nuovo? Questo perché... è il modello Travel Edition, okay, che monta di serie i paramani, il paramotore, quindi quello vediamo lì, con i farettini integrati che sono esclusivamente a LED ovviamente, e le tre valigie originali oltre al cavalletto centrale. Va bene, perfetto, vai. Let's move over. Passiamo qua, oltre qua. Sezione Goldwing, perché ci sono delle novità in casa. Sezione Goldwing perché? Perché abbiamo la novità forse più importante dell'anno. Novità più importante dell'anno che è qui alla tua sinistra, Franco, dove no, vai? No, stavo guardando le vecchiette. Dove sai vai? Che io... Ma no, ma scusa, come faccio a non far vedere a casa le vecchiettine? Sì, sono stupende. Eh? Questa è veramente, veramente guarda la gialla, che bella. La storia di uno dei cruiser più importanti che abbiamo avuto a livello mondiale. Va bene, invece la novità mi dicevi che è qui dietro. La ecco novità qui è dietro di voi. Vieni Pask, seguici. Seguici Pask, non c'è nessuno, guarda. Io andrei Pask se fossi in te a vedere quella signora rossa, tanto Simone ne parla e meno non vediamo gente brutta in giro. Ragazzi, che Simo, spettacolo di moto. Goldwing. Qui veramente hanno fatto una rivoluzione copernicana, nel senso che il modello attuale è completamente nuovo rispetto al modello già estremamente evoluto, già estremamente guidabile che siamo abituati ad avere in salone. Questa ha un telaio completamente nuovo che, pensate, prevede la sospensione anteriore, quindi non ha più una forcella tradizionale, ma la sospensione inserita, l'elemento ammortizzante elastico inserita all'interno del telaio, quindi sostanzialmente il canotto di sterzo è un canotto di sterzo flottante sul telaio. Grandissima innovazione che sembra avere grandi benefici dal punto di vista della guidabilità e della precisione di guida nell'inserimento di curva. La moto, oltre a queste grandi innovazioni dal punto di vista ciclistico, ha anche tantissima tecnologia. Nuovo motore a 4 valvole per cilindro con un'erogazione di potenze di coppia eccezionali, la possibilità di usufruire del cambio DCT che finalmente fa il suo esordio, il suo debutto anche sulla nostra ammiraglia, quindi un cambio a 7 rapporti. Pensate, ovviamente è disponibile sempre anche in versione manuale. È spaventoso. Sono venuto qui davanti e sono rimasto a bocca aperta. Scusami, ho interrotto, ma sono veramente... C'è il display che è un TFT da 7 pollici, ovviamente con l'interfaccia Apple, quindi può dialogare con mamma il vostro... Mamma mia, ti ho interrotto, stai parlando ancora del motore? No, di cosa stai parlando? Che ti ho interrotto, scusami. Stavo parlando, c'è talmente tanto di cui parlare su questa moto che veramente potremmo fermarci qua tranquillamente tutta la giornata. Comunque, per diciamo riassumere le cose salienti, abbiamo la possibilità di regolare i riding mode e questa regolazione, oltre a personalizzare l'erogazione della potenza del motore e il controllo di trazione, personalizza anche la taratura delle sospensioni, quindi le sospensioni sono a controllo elettronico per dare il massimo del comfort. La moto poi è proposta con diversi allestimenti, pensate che l'allestimento DCT prevede anche una funzione di parking assistance e quindi fondamentalmente la trasmissione ti permette di muovere la moto con la servoassistenza del motore in manovra di parcheggio a bassissima velocità. Fantastico. Oltre ad avere lì l'assistance, quindi quando dobbiamo partire da fermi abbiamo il sistema che ci dà una mano e quindi ci frena la moto senza dover agire sulla leva dei freni. Veramente incredibile. Anche questa quando sarà nei concessionari? Questa dovrebbe arrivare da Motostar, scusa. Dovrebbe arrivare i primi mesi del prossimo anno. Notate anche la possibilità di personalizzare i vari bagagli, quindi abbiamo sia il modello con il bauletto posteriore sia il modello Bugger che non monta il bauletto posteriore, con questa linea veramente molto molto pulita, veramente molto piacevole. Sì, anche molto modaiola, diciamo. Certo, parabrezza ovviamente è regolabile elettricamente, ma quello va bene. È dove ci porti? Direi di andare verso XADV, perché anche qua abbiamo qualche novità. Bella bella questa nuova colorazione rosso Honda, quindi rosso metallizzato, che mancava in effetti su questa versione. La novità dov'è? Beh, questa è una versione Travel, quindi la vedete equipaggiata con i longheroni, i paracarene, i fari a LED e il bauletto Honda di serie. La novità sta qua, vieni da me Pasqua, vieni, fai un giretto qua intorno. Eccola qua. Vedete il fantastico tasto G che serve ad ottimizzare la trazione
proprio nella fuoristrada. Questa l'abbiamo ereditata da Africa Twin, e sostanzialmente è un plus che viene fornito sulla nuova versione dell'XRD 2018 assieme al preziosissimo controllo di trazione. La moto è molto guidabile, molto controllabile, però Honda ha deciso anche in questo caso di fornirla di serie col controllo di trazione su due livelli, proprio per dare la possibilità di approcciarla anche ai motociclisti meno esperti. Anche qui, cosa molto interessante e intelligente, disponibile il kit di depotenziamento a 35 kW, quindi anche con la potenza 2 possiamo goderci il nostro meraviglioso XAD. Bello, bello, rimane sicuramente uno dei punti fermi di casa Honda. C'è qualche altra novità? Certo, certo, andiamo. Come no, ci mancherebbe altro. Ti piace che non spegniamo la telecamera? Portiamo gli amici a Lake prima che ci possano entrare in questi giorni. Dove andiamo? Vieni, vieni, vediamo queste Africa Twin, qui sulla destra, destra. Vediamo questa Africa Twin. Che bella questa colorazione, Simo! Che spettacolo! Che questo è uguale a quella, vero? Sì, però sì, qui è più bella. Qui è più bella. Questo, ragazzi, è il modello Adventure, che fondamentalmente è un'ulteriore evoluzione del concetto Africa Twin. Africa Twin quest'anno avrà delle innovazioni dal punto di vista tecnico, quindi avrà un controllo di trazione più sofisticato e un sistema di ride-by-wire, quindi l'acceleratore elettronico. Esatto. Il modello Adventure in particolare, che è questo che possiamo ammirare, ha le sospensioni con un'escursione maggiorata, quindi abbiamo una maggior luce a terra, una posizione di guida rialzata e ovviamente dà la possibilità di avere un plus, diciamo, nell'utilizzo sulle lunghe distanze. Quindi questa è pensata proprio per i grandi ride nel deserto e di giro per il mondo. Vedete anche bellissimo il paracoppa motore rinforzato e maggiorato rispetto al modello base. Il modello base comunque, come dicevo, riceve il beneficio del ride by wire. Bellissima, bella bella. Dove ci spostiamo? Adesso ci spostiamo verso le piccole, perché ci sono tante belle novità. Andiamo. Anche per quello che riguarda le piccole. Beh, vorrei anche farvi vedere questo meraviglioso contest XADV. Dai. Dove alcuni Speriamo colleghi. Pascal ecco. è rimasto invischiato nel traffico. Allora, contest XADV, cosa bellissimo. È successo? Sono dei colleghi, quindi dei concessionari, che si sono sbizzarriti nel personalizzare l'XADV e hanno creato queste, direi, opere d'arte che ovviamente si sono meritate, no? La ribalta, perché sono veramente molto molto particolari. Carine, particolari. Soprattutto il cab, direi. Il cab alemane, che riprende, che cos'era? Super cab, era il famoso cab 90, che era quella moto progettata da Honda per poter circolare anche su neve. Ah, okay. Non so se vi ricordate lo scooterino, sì. Anni 90, guardate che spettacolo. Inquietante, per certi versi, però va bene, dai, ci sta. Molto originale. Guarda questo, che bello che è! Questo, per celebrare i 60 anni del Super Cab, Honda ha pensato di proporlo in chiave moderna. Quindi, ragazzi, ma che bello è? È uno spettacolo. No? Sì, assolutamente. Ce no, lo fate? Ce lo aspettiamo, sì. Arriva davvero? Sì, secondo me sì. Quindi, ragazzi, freni, vedete, freni a disco con tanto di ABS, addirittura la chiave elettronica lì. Fanno le rear LED. No, ma che spettacolo. E il classico motore Honda raffreddato ad aria, robustissimo, con cambio manuale, ma frizione incorporata nel comando. Mamma. E quindi questo lo voglio assolutamente. Un grande classico che potrebbe diventare un cult adesso, super fashionable. Assolutamente. Anche dalle nostre parti nel milanese. Assolutamente. Adesso Pasquale sta fermo lì, perché gira la pedana e si sta scoprendo già il musino. E sta uscendo il musino. Il musetto del furetto, vieni. Della scimmietta. Monkey, torna anche lui? Sì, fantastica. Che bello. Questo è veramente un capolavoro. Ha rifatto anche lui, per cui anche lui in produzione. Assolutamente. Mi piace questa ritrovata verve da parte di Honda, che si butta anche un po' sulle piccoline. Sì, guarda, devo dire che ci mancavano, perché Honda è sempre stata fortissima a livello mondiale in questo segmento, e da noi purtroppo non sempre hanno importato tutte le loro meravigliose produzioni. Credo che quest'anno finalmente si sia sbloccata un po' la situazione, per cui abbiamo tante speranze di vedere commercializzate anche nel nostro paese queste meraviglie. Questo è stupendo. Guarda che spettacolo, comunque linea assolutamente classica, quindi hanno mantenuto proprio tutte le caratteristiche classiche della cara amata Monkey, però con particolari ovviamente tecnologici e moderni. Vediamo una bellissima forcella stereo rovesciati, ovviamente il sistema frenante dotato di ABS, fanale rear LED, bello. Guarda bene anche questo, è il sistema keyless, quindi ragazzi tanta meravigliosa roba.
Va bene, qui poi c'è tutto il reparto invece dedicato agli scooter, gamma assolutamente invariata, no? Sì, c'è qualche novità su SH300, dove hanno introdotto, come spiegavo nell'ultimo contest, la temperatura dell'aria esterna, però diciamo grandissime novità da questo punto di vista non ce ne sono. Però devo dire, insomma, tutto lascia presagire una stagione siamo molto, al fulmicotone. Siamo molto molto soddisfatti, anzi mi posso permettere anche una piccola preview, perché anche se ancora non l'hanno presentato so che qualcosa bolle in pentola. Qua vediamo il Forza 125. Ah, ecco, giusto. Abbiamo parlato nell'ultimo confronto con il nostro amico Paolo della Yamaha, no? dell'SH300, confrontandolo con un mezzo che è l'X Max, ovviamente molto molto diverso, abbiamo sottolineato appunto queste diversità. Il Forza, che ha le caratteristiche dell'X Max, presto verrà dotato molto molto probabilmente di motorizzazione 300. Che è quello che mi manca. Già l'anno scorso mi ricordo che c'era questo problema, non è arrivato. Esattamente, ma arriverà probabilmente nel mese di marzo e lo vedremo a Roma. Va bene, va bene. Roma è Roma con la R, perché lui non ce l'ha, per cui dopo gliene prestiamo una. Simo, grazie mille, ci vediamo in concessionaria. Grazie a voi, ragazzi, non mancate, perché oltre ovviamente alle novità che sono in arrivo ci saranno anche delle fantastiche offerte sui modelli 2017, quello è come matematico. Sempre. Va bene, io voglio il Monkey. Sì, quella lì, guarda. Cab, voglio tutti già, e due. Già te le vedo nel garage. Tutte e due, me le venderai due, lo so già io. Ciao Pascal, ci torniamo subito dopo la pubblicità. Ciao. Bye. Ragazzi.